annunci tanti, soldi zero, arriva il nuovo decreto, ma intanto la maggior parte dei lavoratori che devono avere la cassa integrazione fin da marzo non hanno visto un euro. Ci sono ritardi su tutte le ruote, perché oramai Conte sembra uno che annuncia i risultati del lotto, e insoddisfazione di tanti cittadini. L'INAIL poi vara dei protocolli demenziali per parrucchieri, estetisti, imprese balneari, ristoranti. Con quelle regole nessuno potrà fare nulla, bisogna tutelare la salute ma anche essere realisti. Andassero a vedere quelli dell'INAIL quali sono le distanze sugli autobus o sulle metropolitane, poi sulle spiagge ci vorrebbero 11 metri. Intanto però il governo è stato molto rapido per altre cose: i soldi ai terroristi somali sono stati certamente dati, perché il riscatto è stato pagato, i boss della camorra e dell'andrangheta sono stati scarcerati con una condotta irresponsabile di Bonafede, che va cacciato, che ora cerca goffamente di correre ai ripari con un decreto. E poi la sanatoria per gli immigrati clandestini extracomunitari viene fatta dal governo. In agricoltura servivano alcune migliaia di persone, invece vogliono sanare centinaia di migliaia di stranieri, invece di dire a quelli che prendono il reddito di cittadinanza in cambio di niente di andare a lavorare. Insomma, il governo, quando ci sono terroristi islamici, mafiosi e persone da regolarizzare, straniere, corre; quando ci sono gli italiani va molto lento. Non va bene, il governo non ha messo ancora un euro in tasca a tante piccole imprese e famiglie che attendono risposte. Sono bocciati su tutta la linea.